Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Enrico Caruso, di Patrizia Poli. Enrico Caruso, nato nel 1873 e morto nel 1921, già legato alla nostra città per il suo rapporto privilegiato con l'opera di Mascagni Cavalleria Rusticana, nel 1897 conobbe a Salerno il direttore d'orchestra Vincenzo Lombardi, che gli propose di accompagnarlo nella stagione estiva a Livorno. Il 14 agosto 1897 Puccini fu accolto in trionfo con la banda e con una profusione di torce accese, il cui fumo intenso fece anche temere per un momento un incendio. Il Goldoni era strapieno, le signore sfoggiavano abiti lunghi, piume, gioielli, gli uomini erano in frac. La Giachetti fu insuperabile e per Caruso fu un successo, ripetuto già l'anno seguente, dove nel luglio al Teatro Politeama cantò in una stessa giornata addirittura due opere, I Pagliacci e Cavalleria Rusticana. Trasportati dalla musica, dalla passione comune, dall'atmosfera romantica dell'opera lirica, Ada ed Enrico si innamorarono perdutamente. Ada era un poco più vecchia di Enrico, aveva un viso ovale ma pieno, occhi grandi, sorriso enigmatico. Per 11 anni fu la sua compagna, la sua allenatrice, la madre di 4 figli, di cui sopravvissero solo Rodolfo e Enrico Junior. Ma la vita li allontanò. Ada fuggì con Romiti, l'autista, col quale poi intentò causa a Caruso, perdendola e finendo condannata al carcere e a un risarcimento pecuniario. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.